forza di chi vuole ottenere qualcosa e di continuare ad essere, di dimostrare di essere ad alti livelli, è quello che non abbiamo mollato mai, siamo sempre lì sul pezzo a far capire ai più giovani cosa significa la professionalità, cosa significa l'umiltà, cosa significa il lavoro, la dedizione al lavoro. E in questo ci ha dato una grande mano il mister, perché da quando è arrivato ci ha messo nella testa che potevamo fare qualcosa di storico, dovevamo solo crederci, e noi abbiamo battuto su questo, sul credere che potevamo diventare grandi, e l'abbiamo fatto. Adesso la Coppa viene a Roma. This was the moment Italy's Gianluigi Donnarumma saved a second England penalty kick to clinch the European Championship on Sunday. In a 3-2 shootout win after an extra time draw at one goal each at Wembley Stadium. Fans in Rome poured into the streets and launched fireworks to celebrate their first European Championship since 1968. In London, stunned fans looked on in horror. England's latest heartbreak in shootouts at a major tournament. It never is when it goes to penalties, is it? It never goes to going to plan. It's heartbreak, man. It's... can't... We've come so far. It was a different scene after just 2 minutes in the match when England's Luke Shaw scored to give his team an early lead. But Italy gradually took command and scored a tying goal after 67 minutes. It was the first final to be decided on penalties since 1976, and was wildly celebrated in Italy after losing in the final round in 2000 and 2012.
adesso che hanno sbagliato anche loro il Ligure, ho detto ok, dobbiamo solo pregare a San Gennaro e ci deve far andare in finale. Ci diamo il miracolo di farci vincere questo europeo e poi innanzitutto di far finire questa pandemia, perché non se ne può più, veramente non se ne può più. Cioè due scommesse, questa vittoria e questa chiusura di questa pandemia. Forza Italia, forza Italia.